Ciao a tutti, grazie di essere qua. Niente, volevo spendere due parole per chi ha continuato lo stesso a lavorare su come, in quali condizioni gli hanno consentito, mal consentito di andare al lavoro. È stata un'altra gestione vergognosa, anche quella del trasporto pubblico locale in Lombardia. Penso ai treni, agli autobus. Per prendere le soluzioni ci hanno messo 3 mesi. Quindi un grande grazie ai lavoratori che hanno continuato a lavorare. Un'altra considerazione: ci voleva una pandemia globale per arrivare a praticare lo smart working, il telelavoro, per parlare di qualità del lavoro. Tante soluzioni sono venute in seguito ad una pandemia globale e questo in teoria potrebbe essere un lato positivo. L'altro lato negativo, oltre ai morti, al fatto che abbiamo cambiato il nostro stile di vita, oltre anche alla paura di muoversi, una paura anche di vivere, è quello che si sono ridotti tantissimo gli spazi democratici, la pratica politica che vive di momenti in piazza, di assemblee, di confronti. In parte sono state trasferite su Zoom, sulle piattaforme del web, però ricordiamoci che tutte quelle pratiche democratiche che abbiamo perso in quest'anno poi dovremo riconquistarcele. E poi un'ultima cosa la voglio dire, perché mentre eravamo tutti bravissimi, siamo stati chiusi tutti in casa, vi parlo di un paesino qua della provincia di Milano, parlando con la gente, persone che avevano paura ad andare in farmacia e a fare la spesa, perché oltre al discorso dell'autocertificazione per i paesi ci hanno messo 6 mesi ad arrivare, che per i paesi sotto i 5.000 abitanti, dove non c'è il negozio d'alimentari, puoi andare anche nel paese a fianco. Gente che si è presa le multe, gente che abbiamo vissuto, oltre che con la paura del virus, anche con la paura di poterci muovere. E poi dobbiamo anche denunciare con forza tutto quel gran circo mediatico che c'è stato dietro. Non so se sentite Radio Popolare che ripetono sempre di quell'episodio assurdo di una persona che correva e l'hanno inseguita con un elicottero. Quindi io vorrei ringraziare la popolazione lombarda italiana, perché comunque si è dimostrata molto più diligente dei suoi governanti. E poi l'ultima, chiudo con questa: visto che siamo a Rho, mentre noi eravamo chiusi in casa, a Rho hanno speculato sulla crisi. Non voglio parlarvi dei camici, lì è già stato detto tanto, ma anche di quell'azienda che ha provato a fare, dai pannolini sono passate le mascherine, poi c'è stata la denuncia del sindacato e non l'hanno utilizzate, adesso non sappiamo dove giacciono inutilizzate. Dobbiamo riprendere la politica e dobbiamo farla noi, la democrazia. Quindi oggi è importantissimo, a un anno dall'inizio della pandemia, avere il coraggio di tornare in piazza a lottare per i nostri diritti e rivendicare a gran voce una sanità pubblica, ma anche un trasporto pubblico. Grazie.